quando Anna Maria arrivò in paradiso, sapevamo già tutto di lei. E perché era tanto in ritardo? Il suo Michele senza di lei era come un bambino sperduto. E poi da solo non sapeva nemmeno stirarsi una camicia, attaccarsi un bottone. Anna Maria aveva lottato fino all'ultimo per non lasciarlo solo. Aveva strappato ancora un ultimo anno alla sua malattia. Ma l'ultimo mese non aveva più saputo nascondere il dolore, la stanchezza. E poi non era giusto che ogni notte lui piangesse di nascosto, vicino al suo letto, mentre lei fingeva di dormire. E allora si era lasciata andare. Una notte si era assopita per sempre, mentre stringeva la mano del suo amore per l'ultima volta, con quella poca forza che le rimaneva. E Michele? Da un po' di tempo i vicini di casa si chiedono come mai il povero Michele è tanto cambiato. Quando è in casa da solo, lo sentono parlare con qualcuno, specie la notte. Ma la cosa più strana è come se spegnesse a qualcuno. Spesso si sente anche ridere. I vicini dicono che il povero Michele non ci sta più con la testa. Però, quando vanno a fargli visita, sono tutti d'accordo che in quella casa c'è la stessa serenità di quando c'era anche lei. È come se Anna Maria fosse ritornata indietro per il suo Michele.